patologia clinica e mi occupo di allergologia. Oggi proveremo a rispondere alle tematiche più calde che sono emerse durante la pubblicazione dell'intervista sul sito di mamme.it effettuata in collaborazione con la piattaforma Mio Dottore. Una delle domande principali è stata se c'è una predisposizione genetica nell'ereditare una patologia allergica. La risposta è sì, in quanto se la mamma è allergica vi è una forte percentuale che il bimbo lo sia e questa percentuale sale molto, a sfiorare circa il 70% nel momento in cui anche il papà è allergico. Ma vediamo quali sono le patologie allergiche più frequenti in età infantile. Sicuramente l'asma allergico, la dermatite atopica e senza dubbio l'allergia alimentare. E a questo proposito vi siete chieste voi mamme quali siano gli alimenti più chiamati in causa. Sicuramente saranno il latte e il latte vaccino e l'uovo. E quali siano i mesi di comparsa di queste patologie? In realtà sin dai primi mesi di vita, infatti anche potenzialmente dal quarto, quinto mese di vita, il bimbo può essere allergico e sviluppare una forma allergica alimentare nei confronti del latte vaccino e intorno ai 10 mesi di vita nei confronti dell'uovo. Proprio questo è il periodo di 10 mesi circa, l'anno di età, in cui si introduce durante lo svezzamento l'uovo. E voi mamme vi siete chieste come introdurre il bianco dell'uovo. Il bianco dell'uovo va introdotto a seguito della somministrazione di circa 2 settimane, 2 volte a settimana, del tuorlo dell'uovo in piccole quantità. Successivamente potremmo introdurre anche il bianco dell'uovo. L'unica raccomandazione è che sia ben cotto, in quanto la proteina dell'uovo in questo caso perderà il suo potere allergico e quindi sarà in questo caso meno problematica. Un'altra domanda che è emersa è se il bimbo che è frequentemente ammalato, quindi che va incontro durante l'anno a ripetuti episodi febbrili o influenzali, può sottintendere in qualche modo una patologia allergica. La risposta è sì, e in questo caso se il pediatra si pone il dubbio insieme alla mamma è bene indagare con una visita specialistica allergologica durante la quale potranno anche essere effettuate le prove allergiche con il prick test, quindi il test cutaneo che viene eseguito sul braccio, che non è un test troppo invasivo o doloroso per i bimbi anche molto piccoli, che ci potrà dare una risposta se il bimbo è allergico. Ma vediamo quali sono i principali allergeni che emergono in questo periodo di età. Sicuramente l'acaro della polvere, che è in primo luogo una delle prime sensibilizzazioni che avvengono durante la vita. E in questo senso vi siete chiesto cosa si può fare il bimbo, ma soprattutto la mamma, per prevenire una recrudescenza dell'allergia e un peggioramento dei sintomi. In quel caso, una volta accertati che si è allergici ad esempio all'acaro della polvere, con un'ottima bonifica dell'ambiente e quindi con una rimozione degli oggetti che sono ricettacolo proprio della calorera polvere, come i giocattoli di peluche o tappeti o tende di lana, si può in qualche modo aiutare a gestire questo tipo di problematica allergica.